è presente a questa inaugurazione. È un momento particolare, un momento di rafforzamento del territorio, di servizi territoriali, di servizi di prossimità. La rete delle farmacie è una rete diffusa sul territorio regionale e oggi ancora più diffusa sul territorio di Colleferro. Noi abbiamo il sistema sanitario regionale, oltre 1500 farmacie. Le farmacie si stanno anche ripensando la loro funzione, non è più solamente quella di giusta e corretta di dispensare il farmaco in maniera appropriata con dei professionisti come lo sono gli operatori qui delle due farmacie comunali, quella della Coop e quella che inauguriamo oggi. Il concetto di farmacia è un po' più esteso, oggi si collega anche al settore della cronicità, al settore degli screening e queste sono, diciamo, nuove frontiere che dovranno appartenere anche alla realtà di Colleferro. La cronicità in riferimento alla appropriatezza e all'aderenza terapeutica, soprattutto per i pazienti cronici, i pazienti col diabete, i pazienti con scompenso, i pazienti con BPCO, possono trovare nella farmacia anche un momento importante per verificare l'aderenza del loro piano terapeutico. Questo è chiaro, va fatto di comune accordo con i medici di medicina generale, con gli specialisti, con il pieno utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, perché noi andiamo verso un momento in cui l'informatica deve permeare anche profondamente le nostre attività e questa sarà, diciamo, un luogo importante, lo dico anche al direttore della ASL, visto che qui è un momento pubblico, diciamo, e sono farmacie comunali su cui poter avviare, diciamo, in maniera importante anche una sperimentazione soprattutto sulla cronicità, perché la sfida del futuro è quella delle malattie croniche. Noi abbiamo un'aspettativa di vita che si va aumentando sempre di più, siamo il secondo paese al mondo e questo ovviamente ci fa piacere, ma questo comporta anche un onere importante soprattutto rispetto ai malati cronici, rispetto, diciamo, alla popolazione che invecchiando ha più bisogno di assistenza. Il secondo aspetto è quello degli screening. Voi direte che c'entra la farmacia, no, la farmacia c'entra sugli screening, soprattutto su una parte importante, diciamo, degli screening oncologici, che è la ricerca del sangue occulto nelle feci e, diciamo, lo screening del colon retto. Ecco, la farmacia può essere un momento importante, questo screening noi lo facciamo gratuitamente a tutta la popolazione maschile e femminile a partire dal 50° anno di età ed è importante anche verificare e valorizzare il ruolo delle farmacie anche rispetto alla metodologia della consegna della provetta, ovvero dei risultati successivi, perché diciamo anticipare anche e prevenire soprattutto in campo oncologico è l'aspetto fondamentale per cercare poi di arrivare in tempo e di arrivare quando le cose non sono ancora pregiudicate. Per cui, ripeto, io sono particolarmente contento perché oggi è un rafforzamento della pubblica amministrazione, del ruolo dello Stato, diciamo, e dei servizi, questo è molto importante e faremo in modo anche con la ASL, ringrazio il direttore generale, di far sì che venga maggiormente potenziata su questi due filoni. Noi non appena abbiamo ricevuto la delibera, io ho portato in giunta la delibera di autorizzazione qua dei locali, proprio perché so che questo è un territorio che merita innanzitutto rispetto, merita attenzione e merita, diciamo, anche una grande professionalità, perché io faccio in bocca al lupo innanzitutto ai sei professionisti che opereranno qui e stanno operando anche alla farmacia della Coop, perché credo che è una prima linea di frontiera molto importante. Io non vi nascondo che siamo in un momento in cui stiamo affrontando emergenze molto rilevanti, però io ci tenevo ad essere qua. Noi abbiamo una task force oramai H24, sapete, sul tema del nuovo coronavirus, abbiamo un impegno molto importante soprattutto con l'Istituto Lazzaro Spallanzani, è un momento molto particolare del servizio sanitario, però io ci tenevo ad essere qua presente come elemento di vicinanza, come elemento di rispetto nei confronti dell'amministrazione comunale,
ma anche per dirvi che l'apertura di una nuova farmacia è un ulteriore segmento del sistema sanitario pubblico. Io questo lo voglio dire, è un ulteriore, ma noi per l'ospedale siamo fortemente impegnati e questo lo vedrete anche nelle prossime settimane, nel momento in cui verranno avviati i cantieri sugli investimenti che sono stati già programmati e su cui abbiamo chiesto all'azienda un'accelerazione. Ma vedete, la sanità la fanno i professionisti, parliamoci chiaro, perché non è, tu puoi impegnarti a dare dei luoghi belli, dei luoghi ospitali, dei luoghi tecnologicamente avanzati, ma poi sono i professionisti quelli che diventano un po' il motore. Noi rispetto a questo abbiamo una carta importante. Dopo 11 anni il Lazio è uscito da una lunga stagione di commissariamento grazie al lavoro che è stato svolto nel corso di questi anni, e questo sicuramente ci consentirà di velocizzare tutte le procedure di reclutamento e tutte le procedure assunzionali, anche per aprire una stagione di ricambio, perché una delle leve, voi direte che ci vuole dire l'assessore, vi dico una cosa molto semplice, che quando tu hai un sistema che ha un blocco del turnover al 90%, come ha avuto il sistema sanitario regionale negli ultimi 9 anni, è ben difficile pensare a una prospettiva, pensare ai giovani, oggi stiamo in una fase completamente diversa. Il servizio sanitario non produce più un euro di disavanzo e ha avuto un punteggio riconosciuto dallo Stato che è tra i più alti come incremento tra le regioni italiane. Per cui, tornando alla domanda che mi faceva il sindaco, noi siamo fortemente impegnati in un svolgimento di concorsi, stiamo cercando anche di fare in modo che gli operatori, una volta che vengono chiamati dalle graduatorie, si impegnino a rimanere nei posti dove vengono chiamati, perché c'è una certa tendenza, che io la capisco pure, perché non è per un professionista ad andare sempre verso la grande città, ma chi viene chiamato si deve impegnare a stare 5 anni nel luogo in cui viene chiamato. Ecco, questa è una modifica che noi inseriremo proprio per fare in modo di non depotenziare le strutture, soprattutto quelle dell'Interland, come qui quella di Colleferro. Per cui io un sincero apprezzamento per lo sforzo che avete fatto, un'indicazione alla ASL di seguire questo come luogo importante anche su nuove sfide, e un ringraziamento innanzitutto agli operatori e a chi poi in queste due farmacie dovrà prestare la propria attività. Grazie.